Coronavirus. In bergamasca l'età media dei contagi si è abbassata. Uno studio dell'Università di Bergamo sul coronavirus in bergamasca mostra tra gli altri aspetti rilevanti come l'età media dei contagiati si sia abbassata. Per contribuire a dare una risposta al perché la diffusione del contagio abbia assunto determinate proporzioni in Lombardia, un gruppo di ricercatori dell'Università degli Studi di Bergamo ha intrapreso una ricerca. Questa, utilizzando il mapping riflessivo, indaga la diffusione del contagio del Covid-19 mettendo in rapporto gli aspetti sociali e ambientali del territorio a scala nazionale della Lombardia e della provincia di Bergamo. Dopo una prima analisi dei risultati condotta in fase 1, il gruppo di ricerca presenta il secondo rapporto dal titolo L'evoluzione del contagio in relazione ai territori. Gli aspetti più interessanti. Focolai. Esiste una reticolarità fra i focolai di Codogno e quella della Bassa Valseriana, con assembramenti tra lodigiani e bergamaschi nei 15 giorni antecedenti l'epidemia. Popolazione contagiata. L'età media della popolazione contagiata si sta abbassando. A marzo erano gli ultra settantenni, al 16 aprile sono i cinquantenni. Mortalità. In Lombardia-Bergamo la mortalità non dipende dal numero elevato di anziani, perché lo studio sulla composizione della popolazione è in linea con quelle delle altre regioni. Inquinamento. 53 comuni lombardi nel 2019 hanno superato le 35 giornate di PM10 e valori più alti. Di biossido di azoto riguardano l'area metropolitana di Milano e lungo le autostrade 4 Milano-Bergamo-Brescia. Bassa Valseriana. La concurbazione di circa 50.000 abitanti è porta d'ingresso e corridoio d'accesso per l'Alta Valseriana, con un alto pendolarismo scolastico e lavorativo, una popolazione con un alto tasso di invecchiamento e con una consistente presenza di RSA. Credito adesso Evolution, 67 milioni per il manufatturiero e il commercio. A partire dalle 10.30 di lunedì 18 maggio e fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sarà possibile aderire a Credito Adesso Evolution. Il bando approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Alessandro Mattinazzoli, è accessibile dalla piattaforma pubblicata sul sito www.bandi.regione.lombardia.it. La misura sviluppata insieme a Finlombarda S.p.A. modificata di recente per allargare la platea ha una dotazione di 67 milioni di euro per i finanziamenti e di altri 7.353.000 euro per il fondo abbattimento tassi. Con questa misura, spiega il presidente Attilio Fontana, vogliamo dare un aiuto concreto alla ripartenza. L'epidemia coronavirus ha pesato gravemente su tantissime attività e la regione non è mai stata ferma. Fin da subito abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di sostenere chi era in difficoltà. L'iniziativa si rivolge alle imprese dei settori manufatturiero, costruzioni, commercio all'ingrosso e al dettaglio, servizi alle imprese, alloggio, ristorazione, servizi asili nido e assistenza diurna per minori disabili. Operative in Lombardia da almeno 24 mesi e con una media di ricavi tipici risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi di almeno 72.000 euro. Si rivolge inoltre a tutti i liberi professionisti, anche a quelli non iscritti ad ordini, albi o ad associazioni professionali tenute nell'elenco del MISE. Coronavirus. Dal 18 maggio i datori di lavoro devono misurare la febbre. Garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro in Lombardia. Il presidente della regione Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza che prevede alcune prescrizioni per la sicurezza dei luoghi di lavoro, con misure per i datori più restrittivi di quelle statali. Le misure sono valide dal 18 al 31 maggio. I datori di lavoro dovranno osservare le seguenti prescrizioni: sottoporre il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura è superiore ai 37,5 gradi non sarà consentito l'accesso, nonché la permanenza nei luoghi di lavoro. Questa operazione deve essere effettuata anche quando, durante l'attività, il lavoratore dovesse manifestare sintomi di infezione respiratoria da Covid-19, come tosse, raffreddore e congiuntivite. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al pronto soccorso. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza all'ATS territorialmente competente. È fortemente raccomandato dall'ordinanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro anche rilevare la temperatura dei clienti e utenti. Maltempo, allagamenti ad Alzano Lombardo. Il maltempo nelle ultime ore ha colpito la bergamasca. Diverse le segnalazioni e le chiamate ai vigili del fuoco nella Bassa Valseriana. Ad Alzano Lombardo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Bergamo, allertati per allagamenti in un complesso residenziale. I tombini di scolo non hanno retto alle copiose piogge e l'acqua si è riversata sulla strada che collega Nese ad Alzano Lombardo. Fortunatamente la situazione è rientrata nella normalità dopo poche ore.
SACBO approva il bilancio 2019, ricavi per 165 milioni di euro. L'Assemblea degli azionisti di SACBO ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2019 e ha proceduto alla nomina dei nuovi amministratori per il triennio 2020-2022. Il gruppo SACBO conferma l'andamento positivo che ha caratterizzato gli ultimi due decenni fino al 2019, elevando al numero massimo storico la quota annua di passeggeri transitati sullo scalo di Bergamo, 13.857.257. L'attività svolta dal gruppo ha generato ricavi per 165,4 milioni di euro, in crescita di 2,7 milioni rispetto all'esercizio precedente, più 1,7%. La variazione positiva del valore della produzione risulta ancor più significativa se si considera che il consuntivo 2018 è influenzato da una sopravvenienza attiva di oltre 13 milioni. I ricavi derivanti dalla gestione tipicamente aeronautica sono risultati pari a 92,9 milioni. I ricavi derivanti dai servizi di assistenza passeggeri merci e vettori aerei sono risultati pari a 23,7 milioni, mentre quelli relativi alle attività commerciali non aviation sono stati pari a 45,8 milioni. Un resoconto che si accompagna a consistenti investimenti che nel 2019 hanno raggiunto quota 36 milioni. Negli ultimi 5 esercizi il gruppo ha investito oltre 127 milioni di euro.